Benvenuti in questa episodio puntata di Loletta 5 Channel. Mi vedete giocare con Dragon Ball Xenoverse. Appena comprato il mio terzo, dico terzo, già gioco della PS4. Come vedete stiamo crescendo insieme appassionatamente. È un mondo parallelo. È un mondo parallelo dove tu puoi creare il tuo personaggio e hai una città, diciamo in parole povere, in cui puoi fare diverse cose: missioni online, missioni offline, tornei, varie cose, e ovviamente le missioni principali. Cosa consiste? Col tuo personaggio, che può essere un Saiyan, un terrestre, maschio, femmina, quello che vuoi, Majin Buu, praticamente vai a entrare nelle vecchie storie passate di Dragon Ball Z e aiuti i nostri protagonisti, i nostri amici, Gohan, Piccolo, Krillin e Goku, a sconfiggere, in questo caso, Nappa e Vegeta. Ma precedentemente abbiamo già sconfitto diversi nemici. Gli alieni piccoli, e poi c'è Trunks del futuro che ci insegna varie cose, quindi rieccoci qua. Questa è la seconda volta che ci provo a sconfiggere Nappa, però vi volevo far vedere il mio personaggio. Io sono questo. Guardate che dolcino. Guardate che dolce. E poi parla il controller, raga. Mi parla il controller in questo momento. Volevo fargli vedere il mio personaggio. Vedete con i capelli lunghi. Allora, ammazziamo un po'. In questo momento c'è Nappa, c'è Yuumi, quindi. Oh, ma guarda, va, bestia. Aiuto! Aiuto. Dove sono finiti? Comunque puoi volare, puoi fare un sacco di cose. Yuhu! È una figata pazzesca, raga. Molto molto bello, ve lo consiglio di giocarci perché ancora non ci ho giocato. Vediamo un po' se riesco a sconfiggerlo. Muori, bestia. Ancora, ancora, ancora. Ehi, ehi, ehi. Allora sono molto molto scarso perché ovviamente ho iniziato da poco. Però se, allora, praticamente più ti alleni, più ti alleni, più ti alleni, più fai missioni, man mano io posso anche trasformarmi in Super Saiyan, perché appunto sono un Super Saiyan. Sto spostando 200 rocce, però. Ok. Oh, guarda, va. Ehi, ehi. Non ce l'hai con me. I'm for you, ma... I'm for you. Ok, qua c'è il condino, adesso si denuda. Oh mio Dio. Ora Gohan se ne va a cagare. Anzi, Yuumi se ne va a cagare e compare Goku, mi pare. Questo sono io? Che dolce. Ok. Ah no, rimango da solo, mi pare. Oh, guarda, guarda. Ok, sono morta. Molto, molto difficile. Come però mi sono cercata, torniamo al covo del tempo. Quindi più o meno queste sono le missioni chiave. Quindi un ritorno al passato, ecco. Qua c'è il Trunks con la gonnellina, ovviamente. E questo è il covo del tempo. Però siccome mi si dia, usciamo. Questa diciamo è la storia principale. Ecco, però tu puoi fare un sacco di cose, un sacco di cose. Ah, ovviamente questo è importante, dopo aver creato il vostro personaggio non potete modificarlo più, quindi questo sono e questo rimanete. Però ci sono dei negozietti, adesso vi farò vedere, dove comprare delle cose. Ora, da qualche parte dovrebbe esserci proprio Junior, perché mi potrebbe allenare lui in teoria, perché se c'ho qualcuno. E c'ho qualcuno per farmi allenare, è diversa la cosa. Allora, faccio vedere un po' la mappa. Noi siamo in questo momento, c'è la freccettina, campo del tempo, poi c'è l'area industriale e porto temporale. Dove sono io? Ho col punto esclamativo e il VS sono i vari combattamente. Area industriale però non mi interessa. Andiamo da questa parte. Qua ancora non posso, mi pare che non ci posso andare. Perché certe cose le devo sbloccare man mano facendo giustamente le missioni. No, parlo.
Ma non siamo andati avanti, è un evento online. Peccato perché molte cose sono online praticamente. Poi, come vedete, questi sono i vari omini che ci sono, che possono essere in realtà i miei compagni, perché potrei formare benissimo una squadra a tutti gli effetti. Quindi, vediamo un po'. Io volevo andare questo... Sì. Aspettate. Ok. Andiamo di qua. Ah, comunque l'ho chiamato Ciccio, se non ci avete fatto caso. Da Francesco, di quello futuro figlio, bla bla bla. Allora, vediamo un po'. Ecco, qui ci sono le missioni parallele. Tutorial del mio mondiale di coppia. Andiamo questo. Ora vai, buona fortuna. Ah, questo è il 200. Vabbè. Andiamo come fai. Ecco, questo è un torneo. Per partecipare a questo torneo abbiamo dovuto sborsare soldi, 200 e qualche cosa. E ovviamente, come guadagnate i soldi? I soldi li guadagnate facendo le missioni principali. Siccome è un torneo di coppia, e tutti quelli che ci sono qua mi fa simpatia. C'è Goku. Vabbè, lo facciamo con Goku. No, Goku è... E lui. I'll show you how cool I can be. Cosa mi si chiamava? Yano. Oh, torneo mondiale di coppia. Sconfiggi Yamke, Clint e Tishishisha. Ok. Now, ci vediamo dopo, ragazzi. Ragazzi. Oh oh. È sfondato Junior che non ho capito dov'è. Cazzo, non è Junior. Allora. Ah, io prendo ho The Goku e un... Non ho capito perché, però vabbè. Non lo so più. Non lo so. Ah. Ecco, se magari non li vediamo a vuoto. Io contribuisco, ragazzi. Però peccato che non posso partecipare col mio. Non ha molto senso, però va bene. Spero che queste puntate di Violetta Gaming vi siano piaciute. Non lo sapevo che potevo buttarmi di continuo. Dai. Comunque è molto carino come gioco, molto divertente ed è un passatempo. Comunque, ho finito il gesto delle vite perdute e devo dire che si è sistemato parecchio verso la metà del gioco. E alla fine è stata molto simile alla Uncharted 4, però alla fine chissene. E niente, ragazzi, Dragon Ball dovrebbe essere tutto qui. Se scopro man mano tante altre cose nuove, vi farò sapere. Bevini, alla prossima avventura.